tragedia sulla Pontina, dove la scorsa notte ha perso la vita in un terribile incidente stradale Massimo D'Onofrio, 44enne di Sperlunga. Per cause ancora da chiarire, poco dopo l'una la Range Rover Evoque guidata dal 44enne è finita fuori strada all'altezza dell'incrocio tra la 148 e via Lungo Sisto, ribaltandosi per poi schiantarsi contro un muretto al lato della carreggiata. Nulla da fare per l'uomo, che è morto sul colpo, mentre la donna che viaggiava con lui, una 28enne, è stata trasportata in gravi condizioni al Goretti di Latina. Sul posto, oltre alla polizia, al personale del 118, anche i vigili del fuoco. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro. Impianto di mitilicoltura, soddisfazione anche da parte dei consiglieri PD Maria Civita Paparello, Luigi Parisella e Mario Fiorillo per la sentenza del Tar Lazio che ha annullato la concessione dell'impianto di allevamento di cozze nel mare di Capratica. Quando fu pubblicata, scrivono, fummo i primi a sollevare il caso, stigmatizzando il provvedimento della Regione Lazio, chiedendo all'allora assessore Hausmann di intervenire sul direttore generale che aveva emanato la determinazione per annullarla in autotutela, considerati numerosi vizi di forma del procedimento. Auspichiamo, concludono i consiglieri, che il presidente intervenga anche a rimuovere da ruoli dirigenziali di primaria importanza i responsabili di superficiale non corretto esercizio del potere, parole del TAR, e diamo lealmente atto al sindaco De Meo di aver agito con competenza e fermezza a difesa della sua città. L'ente regionale Parco Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi sta avviando in questi giorni l'utilizzo di fototrappole e droni allo scopo di potenziare e rendere sempre più efficace il servizio di vigilanza del territorio delle tre aree protette, il Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, la Riserva Naturale Antiche Città di Fregelle e Fabrateria Nova e Lago di San Giovanni in Carico, la Riserva Naturale Lago di Canterno. Le attività di vigilanza di un territorio così esteso saranno integrate dall'utilizzo di 20 fototrappole e 2 droni, di cui uno anche dotato di termocamera. Sono già 7 dipendenti dell'ente parco che hanno frequentato un corso di formazione teorico e pratico di pilota drone SAPR riconosciuto dall'autorità ENAC. Professor Napolitano, oggi si chiude la 10ª edizione della Cone Gobetti con un dibattito su il futuro del liceo classico. Quale sarà secondo lei il futuro del liceo classico, o quale dovrebbe essere il futuro del liceo classico? Il liceo classico ha un grande futuro davanti a sé, non voglio negare quel po' di contrazione che c'è stata in questi ultimi anni, però forse la crisi è stata presentata in toni eccessivamente allarmistici, se non addirittura terroristici. Un po' di crisi sì, ma in fondo il mondo va da un'altra parte, e dunque il fatto che il liceo classico in Italia resista così bene è un miracolo, ed è un miracolo che va preservato, che va salvaguardato. Se vorremo pensare a un liceo classico diverso per il futuro, basterà una spolverata, diciamo, ma l'impianto del classico regge benissimo ed è bene che rimanga com'è. Professor Luciani, oggi si chiude la 10ª edizione della Cone Gobetti con una tavola rotonda sul tema del futuro del liceo classico. Secondo lei quale sarà il futuro del liceo classico, o meglio quale dovrebbe essere? Ha fatto bene a precisare quale sarà, nessuno lo può sapere, speriamo bene. E quale dovrebbe essere? Ma mantenere la sua qualità, l'eccellenza. I nostri ragazzi, quando vanno all'estero e hanno la preparazione classica che un buon liceo classico riesce a dare, spiccano sempre, non hanno mai difficoltà a inserirsi nelle università estere perché hanno una preparazione di base molto robusta, e io spero che questa tradizione si mantenga. Si è chiusa mercoledì 18 aprile la prima fase del progetto Destimed, da cui scaturisce una prima proposta di pacchetto turistico ecosostenibile. Questa fase prevedeva la formazione di un organismo di rete formato dal Parco Riviera d'Ulisse, un tour operator e operatori del settore turistico. È stato ideato un percorso strutturato in 4 incontri, durante i quali gli operatori hanno individuato le qualità della Riviera di Ulisse con l'idea di costruire un prodotto di alta qualità ambientale e unico nel panorama turistico internazionale. Dal 21 al 25 maggio saranno ospitati presso il Parco Riviera di Ulisse i tester esperti del settore dell'ambiente e del turismo provenienti da diversi paesi europei, che daranno una valutazione del pacchetto e indicheranno un piano di miglioramento. Il prodotto finale, il pacchetto pilota, sarà presentato nella primavera del 2019. Ci troviamo tutti i giorni a fare i conti con un territorio che è stato maltrattato da quello che era un'edilizia irresponsabile quasi approssimativa, che ha mancato di rispetto oltre che al territorio stesso anche alle professioni tecniche. Ecco, noi oltre ad abitare in questo posto stupendo facciamo anche questo di lavoro, pertanto siamo doppiamente stimolati a far sì che si riparta da un'edilizia diversa, ancorata alla terra, all'agricoltura e all'artigianato.
diciamo che possiamo considerarlo come una sorta di passo indietro verso un futuro migliore, oltre che per noi, anche per chi verrà dopo di noi. Ci vediamo il 21, 22 e 23 su Abud Park.